Panasonic è un'azienda che lavora da molti anni nell'ambito professionale. Come spesso diciamo, non facciamo solo televisori, ma facciamo anche prodotti professionali di alta fascia e alta gamma, tra cui telecamere per ripresa televisiva, PC rugged della linea Toughbook, videoproiettori di alta gamma e anche sistemi di sicurezza di videosorveglianza. Nell'ambito appunto della videosorveglianza, da anni stiamo lavorando per cercare di migliorare il livello qualitativo dei nostri prodotti e per cercare di salvaguardare la privacy dei nostri clienti. Non abbiamo mai usato sistemi come il cloud, come la connessione peer-to-peer, che tendenzialmente vanno appunto a mettere a rischio la privacy delle connessioni. Siamo stati i primi che 2 anni fa hanno tolto le password di default dai propri prodotti, anticipando quella che è stata la richiesta di quest'anno del nuovo GDPR 2018 a livello europeo. Saremo anche tra i primi ad ottenere da un ente certificante europea il certificato appunto GDPR 2018 sui nostri prodotti, partendo dai sistemi di fascia alta, le tecnologie di analisi video come il riconoscimento facciale e il motion detector, fino ad arrivare successivamente ai prodotti, ai singoli device come le telecamere e i videoregistratori. Come misurare questa conformità? Non esiste un vero e proprio sistema di misurazione. Tendenzialmente, come dice la norma, la privacy deve essere di default, e privacy di default significa per un produttore quello di implementare nei parametri default del device quelle che sono le norme vigenti.